Buon pomeriggio a tutte e a tutti e bentrovati a questo webinar sul progetto Qui si fa arte realizzato da Pearson Italia, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dai Musei Reali. Sono molto contento di condurre questo incontro, quest'ora che passeremo insieme per festeggiare il terzo anno di questo progetto, insieme ai nostri partner che vi racconteranno sia l'esperienza e quello che abbiamo imparato, sia un po' il senso di un progetto che crediamo sia molto importante e molto divertente, sia per i ragazzi che per gli insegnanti che per le famiglie. Qui si fa arte, alcune caratteristiche che a Fondazione per la Scuola e al progetto Riconnessioni sono subito piaciute molto e hanno subito interessato molto. Innanzitutto la possibilità attraverso le tecnologie digitali di entrare in un contatto nuovo col patrimonio culturale, diciamo utilizzando proprio quelle che sono le caratteristiche di Internet, la possibilità di manipolare, modificare i contenuti, condividerli. Collaborare con i propri colleghi, con gli altri alunni, e condividere poi coinvolgendo i genitori. Un progetto che vede questo come suo terzo anno ed è voluto molto, ovviamente, come tutto quello che è legato alla scuola, a causa della pandemia. Noi eravamo molto dubbiosi su come poter sviluppare questo progetto e il dubbio ci ha portato a ragionare e a definire un format che doveva utilizzare sostanzialmente l'online e non mancava l'aspetto, la parte fisica. E questa scoperta, questo dubbio e questa sfida ci ha permesso però paradossalmente di allargare ancora di più il progetto e lavorare su quella didattica ibrida di cui si parla molto, ibrida tra fisico e virtuale, ibrida tra scuola e territorio, in cui, come nel caso di Qui si fa arte, il territorio con tutte le sue istituzioni culturali diventa parte di una grande scuola. La scuola è tutta la città, il digitale ci permette di navigare questa grande scuola, di entrare nei musei, addirittura di entrare nei quadri, di modificarli, di leggerli, ad esempio, a seconda dei propri sentimenti, dell'epoca storica in cui si vive. E quindi anche questo i nostri ragazzi hanno fatto in questi anni. E quindi questa sfida e questo momento di crisi dovuto alla pandemia, io credo che sia stato estremamente importante, perché questo è un vero progetto di didattica ibrida, è un vero progetto di scuola allargata e soprattutto credo che con il digitale permetta di entrare in una nuova sintonia, in un nuovo contatto con il patrimonio artistico e culturale della nostra città. In questo caso, perché il progetto, come sapete, si svolge a Torino, ma speriamo anche in tutti gli altri territori, che chiaramente l'Italia è ricca e piena di queste risorse e mai sufficientemente utilizzate a scuola, no? C'è un grande dibattito su questo. Sempre di più le scuole dovrebbero entrare nel patrimonio culturale e viceversa, e noi con Qui si fa arte ci abbiamo provato. E in questa ora sentiremo appunto le esperienze e le riflessioni dei nostri partner e anche poi degli insegnanti che hanno partecipato al progetto. Saranno con noi oggi Giorgia Corso. Se intanto accendete le camere, così ci vediamo. Coordinatrice dei servizi educativi dei Musei Reali, Elena Grossi, responsabile comunicazione per Pearson Italia, e Marco Garena, sempre di Pearson Italia. Ci sarà Antonietta Nusco, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pertini, dove abbiamo svolto la sperimentazione, Antonella Di Massa e Concetta Procopio, che sono le due insegnanti che poi ci racconteranno la loro esperienza. Eccoli qua, buongiorno a tutti, siamo in molti, mi fa molto piacere che siamo qui oggi. Io ho finito, in realtà non volevo portare via troppo tempo, anche perché poi ci sarà modo di approfondire il progetto sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico. E quindi farei un breve giro di saluti e presentazioni con i nostri ospiti, partendo da Giorgia Corso, coordinatrice servizi educativi dei Musei Reali.
Buongiorno Giorgia. Buongiorno a tutti. Da parte dei Musei Reali e della direttrice Erika Poggella, desidero ringraziarvi e salutarvi in questo momento in cui condividiamo la narrazione sul progetto Qui si fa arte. Abbiamo deciso per il secondo anno consecutivo di scegliere un giorno significativo per questa presentazione, ovvero una delle due giornate europee per il patrimonio, che si celebrano in tutto il continente con iniziative e progetti che valorizzano l'impegno delle istituzioni culturali per promuovere l'arte e la cultura con i suoi risvolti più positivi nella realtà contemporanea, nella società contemporanea. Lo slogan di quest'anno, che ne riassume il tema, è Patrimonio tutti inclusi e quindi pone l'accento proprio sull'impegno delle istituzioni culturali ad un'apertura verso tutta quanta la cittadinanza, creando strumenti, canali e iniziative che permettano davvero di estendere la fruizione a tutti quanti i cittadini. E questa apertura deve per forza partire dai più piccoli, deve coinvolgere i bambini, perché si è ormai appurato che nell'educazione dei bambini l'esperienza dell'arte costituisce una risorsa straordinaria di crescita sia personale che civica. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno condiviso con me anche quest'anno questa esperienza, li conoscerete man mano durante l'incontro, sono già stati nominati. E tra i miei colleghi ringrazio lo staff dei servizi educativi e della comunicazione e promozione che mi hanno supportato per tutto lo svolgimento e ringrazio la collega Sabrina Russo che anche quest'anno mi supporta invece dal punto di vista tecnico. Tocca a me. Grazie. Sì, esatto. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar di presentazione del terzo anno di Qui si fa arte. Io ringrazio moltissimo Fondazione per la Scuola, i Musei Reali e l'Istituto Procopio per la possibilità che ci hanno dato di partecipare. Lorenzo diceva che è un'esperienza appassionante e divertente per le insegnanti, le famiglie e per le bambine e i bambini e lo è anche per noi. È un progetto che ci sta appassionando moltissimo e che ha dimostrato un'enorme capacità di crescita. Mostra, diciamo, come le nuove tecnologie, che sono così pervasive nella vita dei nostri figli, possono essere un veicolo di grande inclusione, come diceva giustamente Giorgia Corso, di grande motivazione e di avvicinamento a un patrimonio straordinario come è il patrimonio culturale italiano e torinese. Nello specifico, per noi che siamo una casa editrice education e quindi continuamente ci chiediamo come riuscire a trasferire, diciamo, la cultura e l'amore per l'arte ai bambini e alle bambine, questa è un'esperienza estremamente istruttiva, molto, molto efficace e molto, molto coinvolgente. Diciamo, ha alle sue basi una grande inclusione, una grande capacità di mettere insieme e di far cooperare le bambine e i bambini e una grande capacità di liberare energie e di creatività. Credo che siano, come dire, degli elementi fondamentali nel percorso educativo che noi immaginiamo e quindi per noi sono fondamentali. Voglio anch'io ringraziare i miei colleghi che portano avanti in prima persona questo progetto incredibile, Marco Garena e Luca Raina, li vedrete tra poco, interverranno, e Lea Moro che oggi, diciamo, ci segue ma non la vedrete. Questo era quello, diciamo, che volevo condividere con voi. Vi auguro davvero una buona visione di entusiasmarvi anche voi per le cose bellissime che vedrete. Grazie Elena e grazie a Pierso d'Italia, senza cui questo progetto ovviamente non sarebbe possibile. Adesso passiamo la parola invece alla dirigente dell'Istituto Comprensivo Pertini, dove si è svolto in questi anni il progetto, Antonietta Nusco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono dirigente dell'ICI Pertini, ho l'onore di dirigere l'ICI Pertini dal 1° settembre. L'Istituto Comprensivo Pertini è una scuola ricchissima di progettualità e, cosa ancora più importante, ricchissima di relazioni con enti, associazioni del territorio, quindi relazioni con la città.
Ho conosciuto questo progetto, in questi giorni ho studiato un po' quello che avete fatto negli anni passati e pertanto voglio ringraziare le anime appunto di questo progetto, la Fondazione per la Scuola che conosco negli anni passati, ne ho sperimentato la generosità e la disponibilità verso la scuola. E voglio ringraziare appunto la Pearson e i Musei Reali perché scopro, con voi non avevo mai collaborato in passato, ma vi scopro attraverso la grandezza di questo progetto, la grandezza quindi di questo progetto che fa dialogare mondi apparentemente così diversi, la tecnologia e la storia, la tecnologia e l'arte. E di questo consentitemi, vorrei dire un grazie particolare alla dirigente Elena Cappai che 3 anni fa ha avuto l'intelligenza, la lungimiranza, quindi di cominciare queste attività. Ringrazio poi la dirigente invece Stefania Prazzoli che ha permesso di continuarlo l'anno scorso. Nell'anno forse più difficile della scuola italiana. E ringrazio soprattutto le insegnanti di Massa e Procopio che poi si sono spese in modo diretto in quella che è la parte più importante di questo progetto, cioè guidarli nella realizzazione delle attività. La sfida quotidiana della scuola, della nostra scuola, è di mettere in atto costantemente delle strategie, delle metodologie, una didattica che sia coinvolgente quindi per i nostri allievi e che li possa guidare nello sviluppare quelle competenze che gli consenta poi di imparare per tutta la vita. Dicevo questo perché la finalità della nostra scuola è proprio quella di imparare ad imparare la bellezza e questo progetto ce lo consente. Niente più esaltante che imparare ad imparare la bellezza che l'arte. Per cui vi ringrazio ancora tutti e mi auguro veramente che gli allievi degli Cipertini possano continuare a godere di queste attività anche negli anni a venire. Grazie, grazie dirigente. Assolutamente speriamo, anzi poi diremo qualcosa su questo. Adesso lascerei la parola invece a Marco Garena, responsabile innovazione didattica di Pearson, che ha seguito questo progetto fin dall'inizio e che ci ha accompagnato in questi anni e che ci racconterà anche un po' il progetto e la sua logica. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, io mi scuso ma ho avuto dei problemi con la webcam e quindi sarà solo la mia voce a raggiungervi con l'obiettivo di raccontarvi un pochino più nel dettaglio questo progetto che, come hanno credo già aiutato a farvi capire gli interventi precedenti, ci ha via via sempre più appassionato perché abbiamo visto che la sua formula era efficace attraverso la risposta che ci hanno dato anno dopo anno i giovanissimi protagonisti, perché al centro, cuore di questo progetto sono i giovanissimi studenti della scuola primaria. In questi 3 anni sono stati loro i protagonisti, oltre che i destinatari primi, insieme ai loro maestri, ai loro maestri. E si è trattato di un numero crescente sia di classi che di docenti coinvolti, delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Insieme a loro, come vi è stato accennato, hanno operato tre importanti attori di azione culturale: lo staff didattico di riconnessioni, lo staff didattico, pedagogico didattico della casa editrice Pearson Italia e lo staff dei servizi didattici dei Musei Reali di Torino. Il cuore del progetto è quello di portare i giovanissimi studenti
ad avvicinarsi ad un altro luogo della cultura, in questo caso le collezioni della Galleria Sabauda di Torino, imparando a conoscere questo altro luogo, a scoprirlo, a scoprirne le meraviglie e ad apprezzarlo come un patrimonio comune e prezioso, un patrimonio che non è solo importante, anche divertente conoscere, ma è altrettanto importante saperlo conservare e trasmettere alle generazioni future. Ma l'obiettivo più profondo del progetto è quello di insegnare agli studenti a fruire in modo moderno, intelligente e creativo del patrimonio museale, svecchiando molto il modo di porsi nei confronti del patrimonio storico, artistico e museale. E per fare questo sono stati utilizzati sia alcuni moderni device, la fotocamera digitale, il tablet, il PC, ma anche alcune semplici software adattabili all'uso didattico, così come delle risorse digitali specifiche per l'apprendimento, come ad esempio le Learning App. Tutto questo avvicinarsi all'altro luogo della cultura, alle opere d'arte, attraverso i moderni device e le moderne tecnologie è stato possibile grazie all'azione di riconnessione di Fondazione San Paolo, che negli ultimi anni ha consentito un cablaggio e un aggiornamento delle connessioni di tutte le scuole di Torino e provincia, perché senza questa infrastruttura fondamentale non sarebbe stato possibile realizzare il progetto. Ecco, attraverso una formazione graduale e progressiva degli studenti e dei loro docenti è stato possibile, attraverso Qui si fa arte, non solo far conoscere ed apprezzare opere importanti, anche volutamente difficili, questa è stata un po' la sfida del nostro patrimonio culturale, ma abbiamo anche fatto in modo che i giovani e i loro maestri potessero acquisire via via un sempre più indispensabile know-how digitale e multimediale. Nelle varie fasi di progetto, i piccoli protagonisti e i loro docenti hanno preso familiarità con risorse e tecnologie capace da un lato di innovare i processi dell'apprendimento, ma dall'altro anche di rendere questo apprendimento divertente, significativo, inclusivo, cooperativo. E posso garantirvi che hanno imparato tanto e si sono molto divertite, lo vedrete attraverso i prodotti della loro attività. Vi accenno rapidamente, poi Giorgia Corso avrà modo di entrare meglio nel dettaglio. Abbiamo selezionato, attraverso la collaborazione dello staff dei Musei Reali, 8 opere d'arte tra le più prestigiose delle collezioni della Galleria Sabauda: 2 Van Dyck, 2 Bernardo Bellotto, un paesaggio invernale di Jan Griffier, una tavola medievale di Tommaso da Modena e altre opere della produzione barocca, rinascimentale barocca, un'antiveduto grammatica e un'annunciazione di Orazio Gentileschi. Quindi opere apparentemente difficili. 3 anni fa, quando abbiamo iniziato il progetto, ci siamo posti alcuni obiettivi direi ambiziosi: coinvolgere i docenti della scuola primaria in un progetto didattico innovativo, tutto digitale, aperto ad avanzate proposte pedagogiche, far appassionare i piccoli studenti ad opere d'arte di una prestigiosa pinacoteca, ma anche proporre nella scuola primaria una didattica innovativa, digitale, inclusiva, utilizzando per questo lavoro come materie prime opere d'arte alte, per lo più dell'arte barocca. E poi mettendo al centro delle strategie didattiche nuove, capace di coinvolgere e di appassionare tutti, ma anche di far fare un'esperienza di cittadinanza digitale e inclusiva, di mettere in gioco poi e di sviluppare competenze, quelle competenze che l'Europa ha indicato recentemente come strategiche per vivere e operare nel XXI secolo. Tutti questi obiettivi ambiziosi sono stati ampiamente conseguiti, anzi sono i risultati che fra un momento vedrete, sono stati decisamente migliori di quanto potevamo attenderci. Ecco, la prima fase del
La prima edizione del progetto si è svolta nell'anno scolastico 18-19, tutta in presenza nelle sue varie fasi: la formazione dei docenti, la preparazione dei piccoli studenti alla visita alla Galleria Sabauda, l'esperienza della visita alla Galleria Sabauda e poi i laboratori didattici con la nostra presenza per lavorare insieme agli studenti, agli allievi e ai loro maestri. E poi la fase di restituzione finale. L'esito molto positivo del primo anno ci ha portati ad una seconda edizione nell'anno scolastico 19-20. Come potete immaginare, i primi mesi di lavoro sono avvenuti in presenza, ma la seconda parte di attività, è dovuta avvenire tutta da remoto, tra l'altro tutta in didattica a distanza, e i piccoli studenti hanno dovuto rinunciare al momento importantissimo della visita alla Galleria Sabauda, ma hanno dovuto utilizzare solo la conoscenza da remoto con i file digitali delle opere selezionate. Però anche qui, in questa seconda edizione, i risultati sono stati ancora migliori della prima edizione. La terza edizione, l'anno scolastico scorso, 2021, è avvenuta tutta in digitale, tutta da remoto, avendo però la possibilità di far operare i ragazzini non più in didattica a distanza, per lo più, ma in presenza. E via via noi abbiamo affinato la costruzione e la messa a punto di questa proposta didattica, ne abbiamo potuto verificare l'efficacia, ma soprattutto abbiamo potuto comprendere che si può presentare questo format in modo che sia in modo relativamente semplice, scalabile e replicabile, quindi sia proponibile per altre istituzioni museali, per altre città, per altre situazioni scolastiche. Ebbene, fra pochissimo avete modo di vedere, di prendere proprio visione dei risultati del lavoro attraverso i diversi contributi dei formatori che sono stati coinvolti nel lavoro. Voglio solo ricordarvi che, farvi sottolineare che questo progetto è il risultato di una buona prassi didattica innovativa, con la buona volontà di tutti gli attori coinvolti, in primo luogo dei docenti, naturalmente dei bambini che si sono appassionati in modo per noi impensabile e sono diventati veramente amici delle opere d'arte delle istituzioni museali, hanno scoperto un mondo, l'hanno fatto proprio, hanno conseguito dei risultati di apprendimento significativo, hanno acquisito un know-how, hanno imparato a lavorare insieme attraverso una proposta che è risultata anche molto inclusiva. Ed è stata un'esperienza, credo, preziosa e significativa di cittadinanza attiva e con uno sviluppo di competenze digitali, disciplinari e trasversali davvero significativo. Tutti questi elementi credo siano sempre più indispensabili e caratterizzanti per la qualità della nostra scuola e per il futuro dei nostri studenti. Lascio la parola ai colleghi e vi auguro di scoprire anche voi la meraviglia degli esiti di questo lavoro. Grazie, grazie mille Marco, grazie per aver anche un po' raccontato poi la complessità che c'è dietro questo progetto. Adesso velocemente io volevo preannunciare che, visto l'esito, soprattutto nei ragazzi che ha avuto questo progetto e l'attenzione anche da vari stakeholder del territorio, insieme anche a Compagnia di San Paolo abbiamo dei programmi per renderlo più grande, più pervasivo in città, coinvolgere più istituzioni culturali anche di differenti tipologie e più scuole. Sempre con questo obiettivo molto forte di rendere il patrimonio culturale accessibile ai ragazzi, anche come diceva giustamente Marco, se avete notato, non proprio opere semplicissime, non proprio ragazzi che vengono da famiglie di storici dell'arte, per cui una dimensione di inclusione, una dimensione di riappropriazione del nostro patrimonio culturale che crediamo sia importante, non soltanto noi di Fondazione per la Scuola, ma anche la Compagnia di San Paolo, e quindi rimanete sintonizzati su questi schermi perché che nel prossimo anno il progetto crescerà e avremo poi modo di parlarne, di lanciarlo in modo specifico. E questo pensiamo noi, credo che Pearson sia assolutamente d'accordo. Lascerei
velocemente la parola anche a Elena per raccontare un po' cosa vediamo nel futuro. Sì, sono completamente d'accordo. Anche noi abbiamo visto questo progetto crescere, svilupparsi, dare dei frutti veramente notevoli, e siamo felici di poterlo allargare, a nuove istituzioni culturali e di poterlo allargare anche a nuove istituzioni scolastiche. Crediamo che questo sia il giusto esito, il giusto percorso, diciamo, di un progetto che ha mostrato di avere tutte le potenzialità per allargarsi e per crescere. Quindi sono veramente contenta di poter continuare a collaborare con questi, come dire, partner straordinari con cui lavoriamo benissimo e con cui ci divertiamo anche. Io vi rubo veramente 30 secondi perché voglio ricordare un nostro collega che si chiama Emilio Zanette, che ci ha lasciato da pochissimo, che è stato direttore editoriale prima di Paravia Bruno Mondadori, poi di Pearson per tantissimi anni, e che è per parte nostra, diciamo, colui che ha avuto l'intuizione di questo progetto. Quindi credo che sarebbe felice di vedere gli esiti che ha avuto e anche le prospettive future che ha davanti a sé. Quindi io lo voglio ricordare con grandissimo affetto e anche tantissima riconoscenza. Grazie Elena, e appunto lo ringraziamo anche noi, perché in effetti il progetto è veramente eccezionale. Dopo questa lunga introduzione, io passerei la parola a questo punto a chi lo ha fatto, lo ha veramente sviluppato questo progetto, in modo che ci possa raccontare l'esperienza e raccontare anche come hanno reagito i bambini e i ragazzi che ci hanno partecipato. Quindi io chiamerei ad accendere la camera Luca Raina, formatore, insegnante, una superstar, diciamo, del mondo dell'education. Ciao Luca, del mondo dell'education in Italia. E le due insegnanti, Antonella Di Massa e Concetta Procopio. Antonella e Concetta, buon pomeriggio, se accendete la camera. Io adesso mi spengo per non occupare troppo schermo, e vi lascio il tempo per raccontare questa bellissima esperienza, poi mi riaccendo quando avete finito. Grazie. Grazie. Bene, grazie per le belle parole, Lorenzo. Insomma, è un po' imbarazzanti, sono la superstar. No, lo è chi è con gli alunni e riesce a portare avanti un progetto. Quindi diciamo che le superstar oggi sono sicuramente Concetta e Antonella, che sono riuscite, insomma, con molta entusiasmo e professionalità a costruire su nostre indicazioni, perché una delle cose che è passata un po' sotto traccia è che in realtà il progetto è comunque un progetto che è messo nelle mani dei docenti. Noi possiamo dare delle linee guida, delle indicazioni, scegliamo un ventaglio di app, si sceglie tutta una serie di possibili strategie anche didattiche, ma in realtà quello che fa la differenza poi è il vissuto, cioè quello che si esperisce della classe. Una delle cose che più colpisce spesso è che quando si va a fare progettazione didattica bisogna stare attenti ai tempi e alle modalità, e poi quando si entra invece in classe tutto questo viene un po' scompaginato, vero Antonella e Concetta? Insomma, perché non si sa mai che cosa può succedere, come reagiscono gli alunni, e secondo me la bravura del docente è proprio questa: essere profondamente leggero, nel senso che avere una serie di strumenti, di modalità e di approcci, e poi essere anche leggero per capire come indirizzare, come farlo diventare un lavoro e un progetto su misura dei propri alunni. E detto questo, allora bene, ripeto che Concetta e Antonella sono le docenti che insomma hanno voglia oggi di parlare dei progetti, ma sono quelle che si sono spese vivamente. Tra poco proietterò, mentre parliamo, anche una carrellata di immagini. Non ci soffermeremo su tutto quanto è stato prodotto, ma proveremo a fare una chiacchierata per far emergere quali sono i punti salienti, e naturalmente tutto ciò che è stato prodotto lo si potrà consultare, insomma, nel sito che verrà poi condiviso, quello di Riconnessione. Allora intanto io prima faccio una domanda a Concetta e ad Antonella, magari non so, vuoi iniziare tu Concetta, poi ne parliamo, certo. Ci facciamo una chiacchierata di approfondimento, e la domanda iniziale è proprio questa, nel senso che
Il progetto, come diceva Marco, è nato in un modo e poi per causa di forza maggiore ha preso un'altra strada, ha preso un'altra direzione e la direzione è stata quella di una virtualizzazione, di una digitalizzazione. Ma è una didattica che funziona, secondo te, Concetta? E se funziona, in che modo ha funzionato e che cosa ha permesso di aggiungere o che cosa è cambiato? Insomma, la domanda è: dal passaggio, dalla presenza, alla manualità diretta, alla possibilità di visitare, concretamente i luoghi, la digitalizzazione se è stato un cambiamento che ha portato un qualcosa di positivo. Certo, allora buon pomeriggio a tutti. Io ho proprio visto tutti questi passaggi, nel senso che sono un po' nata con il progetto. Il primo anno in cui eravamo in presenza ed in prima persona ho proprio fatto il progetto dove siamo potuti andare alla galleria, dove i bambini hanno lavorato, hanno visto in presenza i quadri ed è stato veramente un percorso meraviglioso dove i bambini si sono veramente spesi la loro creatività. E man mano il progetto è cambiato. Il secondo anno, come diceva anche Marco, ci siamo trovati in una pandemia dove in presenza non si è potuto fare niente. E lì anche noi avevamo, anche noi come docenti, un po' il dubbio nel fare la formazione e nel attivare il progetto. Ma siamo rimasti stupiti in maniera piacevole perché, nonostante la didattica a distanza, dove non avevamo mai fatto, e anche i bambini si sono trovati davanti a degli schermi, veramente ci hanno stupito perché hanno lavorato, anche le famiglie hanno compreso e hanno potuto vedere di più il progetto durante la DAD, lavorare con i bambini, dove veramente hanno cercato di adattarsi a questo virtuale, a questo digitale. E anche nella terza annualità, che come diceva anche prima Lorenzo, è stata ibrida, dove c'era un po' di presenza e un po' no, c'è stata anche, perché nel momento in cui è stato progettato, si svolgeva il progetto, alcune classi erano in DAD e quindi si è dovuto anche attivare una didattica digitale integrata. E quindi è stata, diciamo, una scommessa, è stato questo anche un punto di forza. Si possono vedere, io sto vedendo queste immagini meravigliose in cui i bambini si sono spesi e ha funzionato, è cambiato, si è modificato, si è arricchito, ma l'approccio al virtuale, secondo me, dagli alunni è stato veramente preso bene, apprezzato ed è stata proprio una risorsa che noi Interessante. abbiamo visto e notato nella didattica, un Quindi è di arricchimento anche per noi come risposta in più, docenti. qualcosa in Sì. più che aggiunge. Assolutamente, è Allora vuoi. proprio un valore aggiunto, devo dire, proprio importantissimo. Antonella, vuoi aggiungere Ecco. qualcosa o sei sulla linea di Concetta o hai notato qualche cosa di diverso? Magari proprio su come hanno reagito gli alunni dicendo: ah, adesso facciamo tutto virtualmente. No, dico, vabbè, assolutamente allineata con la mia collega. Io voglio solo fare una precisazione che io qui rappresento un gruppo di lavoro grandissimo. Le classi che hanno aderito a questo progetto quest'anno sono 6. La formazione iniziale, come tu sai, Luca, ha coinvolto ed ha appassionato un buon numero di colleghi. E questo davvero, io qui non sono colei che ha sicuramente, sono anche una delle maestre delle ex quarte, ma sono qui a rappresentare tutta la forza di questa interclasse, no? Che con bambini e colleghi e docenti ha accolto veramente con passione questo progetto, devo dire. Sì, quest'anno è stato davvero un anno speciale, no? Quello che si diceva, questo percorso che nella nostra scuola ha vissuto le diverse stagioni, perché si è collocato poi in un momento in cui, come dire, tutta l'Italia sa, no? Nel secondo quadrimestre le scuole hanno avuto un anno, insomma, abbastanza complesso, faticoso, no? Noi della primaria abbiamo avuto il privilegio di essere in presenza, però non sempre siamo riusciti tutti ad essere in presenza. Trovo che questo progetto abbia, ma tanti tanti punti di forza, e lo dico non per questa vetrina o non per, no, per una cosa veramente di cui siamo convinti come Pertini. I bambini si sono appassionati. Allora, cerco di mettere in ordine anche dal punto di vista strumentale, no? Il fatto di disporre di un'aula molto bella, di avere un video un po' speciale, no? Questa LIM che mette comunque a disposizione la fondazione, ogni bambino che ha il proprio tablet e
perché poi nella nostra scuola, per il momento, insomma, alcune classi hanno la LIM, abbiamo comunque una serie di dotazioni, ma quella dotazione un po' speciale, no? Di poter disporre del proprio iPad oppure del proprio notebook, insomma, per i bambini, per quell'età è una cosa abbastanza importante, no? Quindi c'era anche un po' il fascino dello strumento. È un'esperienza validissima, io ritengo che sia stata per loro la finestra, no, sull'arte. Come tu sai, Luca, poi questo li ha talmente appassionati che non appena ha aperto la galleria, qualcuno di loro, accompagnato dai genitori, è andato immediatamente a fare la caccia al tesoro di questi quadri. Io questo trovo che sia stato un risultato superbo. Nel percorso i bambini hanno lavorato in modo vario, in modo interdisciplinare, no? Cioè, voglio dire, non è davvero una cosa abusata. E la cosa, secondo me, dal punto di vista anche del linguaggio artistico fondamentale, che hanno davvero fatto quello che è un po' da manuale, no? Io lavoro, mi approccio al digitale mettendo, creando il mix e facendo fare amicizia dall'analogico e digitale, no? Hanno lavorato moltissimo, hanno manipolato moltissimo, hanno fatto la lettura dell'opera d'arte. Hanno lavorato in italiano, hanno lavorato in geografia, no? Adesso parlo col cuore di maestra, ed è un progetto che poi soprattutto in questo anno, io ritengo, e so di trovare d'accordo tutte le colleghe delle quinte, sia anche un pochino emblematico, cioè come si è coerente con tutto l'impianto valutativo che ha coinvolto l'innovazione, che ha coinvolto la primaria, no? Che come, chiaramente dallo scorso anno ragiona con altri parametri, ha superato il voto numerico, lavora sul raccontare il processo di costruzione della conoscenza. Del bambino, lavora sulle personalizzazioni, lavora sui singoli talenti. E Antonella, quindi. ti chiedo un'altra cosa, perché in realtà adesso mentre sfogliamo un altro dei lavori, detto che li avrei fatti passare, insomma, di modo da avere una visione di assieme, la cosa che colpisce, ma tantissimo, anche le persone che non conoscono il progetto, che non hanno avuto la possibilità, magari tra i vostri colleghi, di osservare cosa si faceva, è un'esplosione della creatività. Questo l'abbiamo Esatto. notato veramente anche con entusiasmo nostro, perché nemmeno io me l'aspettavo che il digitale riuscisse veramente a scatenare la creatività degli alunni. Allora, Antonella, ti faccio questa domanda difficilissima. Secondo te, che cosa ha mosso gli alunni? Perché si sono sentiti così liberi di progettare, di creare? E poi, se ti ricordi qualcosa di particolarmente sorprendente che ha sorpreso anche te, dicevi: "Ah, ma non me lo aspettavo", che è una cosa che spesso succede. Guardate che quando l'insegnante entra in classe, ha un progetto, ha delle idee, e poi gli alunni riescono ad andare un pochino più oltre, o addirittura riescono a sorprenderlo, secondo me si è raggiunto il massimo della responsabilizzazione dell'apprendimento. Vai, Antonella. Allora, posto che secondo me dovremmo chiedere a loro, io so che tanti bambini, qualche bambino è anche collegato e quindi saluto soprattutto i veri protagonisti di questo progetto, qualcuno di loro è lì, insomma, dietro quei nomi di adulti, no? Io credo che umilmente, credo che abbia funzionato questo. Noi avevamo a disposizione didatticamente una serie di strumenti, risorse, contenuti, sono stati messi a servizio di questi bambini e oggettivamente è andata così. Cioè, ricordo la collega, chi di noi ha stampato le opere, no? Perché oltre al visivo digitale sono stati forniti strumenti cartacei, no? Strumenti. È stato dato tutto a loro, è stato messo a loro disposizione e loro hanno avuto l'opportunità di raccontarsi, di tirar fuori quello che sono, no? Quindi, vabbè, chiaramente come tutti sapete, quest'anno è andato forte il cavallo, no? È andato forte la manipolazione del cavallo. Però il suonatore di Teorba abbastanza, però ci sono anche bambine che si sono affascinate e hanno voluto poi bambine, insomma, che hanno lavorato su altre opere d'arte, ma hanno avuto l'opportunità, non hanno avuto, come dire, la non si sono non c'è mai l'approccio giudicante, andava bene tutto, no? E si sono potuti esprimere. E il fatto di aver comunque di disporre
Perché è vero quello che dicevate, no? Noi tutti abbiamo, per dire, iniziato con loro facendo il tour virtuale nella galleria e oggettivamente va detto che non sono delle opere proprio così divertenti, no? In prima battuta. Per cui il fatto che loro siano riusciti, indipendentemente da, cioè, classiche sono state più vicine, qualcuna un po' più vicina alla parte delle emozioni, ma molti di loro quest'anno hanno lavorato sulla modernizzazione, no? E gli esempi sono tanti, hanno lavorato, non so se ricorderai Luca, adesso non ho idea se questa sia una di quelle proiettate, chi ha lavorato ricostruendo addirittura con i rotolini di carta igienica, chi comunque ha usato i nuovi materiali, ci sono stati i giornalisti, ci sono stati gli scrittori, chi comunque ha, vedi delle immagini, adesso sì, ok, hanno lavorato moltissimo anche sull'elaborazione dei contenuti, hanno potuto fare cruciverba e ovviamente è divertente, l'app digitale è nel loro linguaggio, è inutile negare, e quindi nel momento in cui, come dire, poi finisci per impacchettare a livello digitale, per quell'età e per questa generazione, quell'aspetto lì è interessante. Io trovo che ci sia stato però questo desiderio, questa spinta che apre delle possibilità anche legate al territorio, no? Cioè, appena hanno potuto, sono andati a vedere, tu ricorderai, in alcuni fine settimana sono andati a fare le foto e vedere quale fosse la prospettiva dell'autore, e questo ha coinvolto le famiglie. Le famiglie Direi erano molto contente, questo ha. Dimmi. Concetta velocissima, c'è una cosa, ma proprio veloce, veloce, c'è una cosa che ti ha sorpreso dei tuoi alunni che ti hanno detto facciamo questa cosa e tu non l'avresti pensato. Ma sì, adesso in particolare non ricordo niente, però qualsiasi cosa, perché loro sono rimasti affascinati su tutto. Poi lasciarli liberi, come diceva prima Antonella, sulla loro creatività, non dargli nessun paletto, nessun limite, loro si sono veramente spesi in tutto. E quindi questa, secondo me, è la cosa più bella che ci possa essere. Esponiamoci al fianco dei criticoni, cioè degli apocalittici, Sì. ma non c'è il rischio che un troppo uso del digitale poi impoverisca la didattica tradizionale, oppure la didattica, insomma, alla quale siamo abituati? Insomma, secondo te, quanto bisognerebbe usare il digitale per fare cosa? Io non credo, nel senso che sono sempre convinta che sia l'analogico che il digitale si sposano. Andiamo in un futuro che è digitale. Però se viene usato in un certo modo nella didattica che aiuta in maniera trasversale su tutte le materie, possiamo unire questo, fra virgolette, tradizionale al digitale. Bisogna un po' vedere come viene posto il digitale, quindi non credo che possa dare tutta questo fastidio, questa cosa non bene per i ragazzi. L'importante è come usarlo e come inserirlo nella didattica. E secondo me possono stare bene insieme tutte e due, tradizionali, perché certo non ci possiamo dimenticare, non so, del disegno che un bambino può fare. Faccio l'esempio di un quadro dove i bambini hanno, per esempio, visto alcune opere, hanno disegnato l'opera e poi l'hanno trasportata con un'app. Quindi hanno usato entrambi. Quindi io credo che non si può abbandonare uno per usare l'altro, ma entrambi forse dovrebbero viaggiare insieme. Questo Perché è ciò che davvero la penso. soluzione ottimale sia proprio una sinergia, cioè Sì, usare proprio quando così. serve lo strumento, ma poi provare anche a fare dei piccoli salti, magari a volte ritornare alla manualità e a volte Sì. invece dire perché no, spingerci verso una dimensione diversa. E Antonella, io credo credo che. che questo progetto faccia proprio questo. Secondo me anche il successo di tutto è proprio perché permette questo. Io l'ho vissuto sulla mia pelle e sono veramente tanto affezionata e credo che faccia proprio questo. Questa sinergia il progetto lo dà e quindi Ok, funziona. allora direi ad Antonella chiedo proprio questo, visto che potremmo chiudere con questa osservazione, cioè questo progetto secondo te ha le caratteristiche, cioè per diventare un qualcosa di proprio di costante, quasi una linea guida anche del vostro istituto, insomma può essere ripetuto e addirittura diventare uno standard formativo, secondo te Antonella? Allora, sicuramente il progetto è parte del nostro PTOF, del piano dell'offerta formativa triennale, questo è il triennio. Sicuramente, come abbiamo detto, ha dei requisiti indubbi, ovviamente il collegio docenti è sovrano, si esprime sempre, insomma, su questo, come ben Un sai. po'
Non Però prendiamoci certo, libertà, non prendiamoci esatto, però, no, però comunque sicuramente voglio dire quello che abbiamo detto, una cosa, riteniamo che coniughi, che abbia una serie proprio di indicatori interessanti e poi voglio dire è un'offerta importante che viene fatta ai bambini che va riconosciuto che comunque il bambino ha, che non è un aspetto del tutto irrilevante, la gratuità, no, di questa offerta. Data da delle agenzie, degli enti così importanti, è un'offerta formativa notevole. I requisiti non mi ripeterei, credo che assolutamente sia un progetto molto bello e capace di essere comunque calato nella programmazione di alcuni percorsi formativi delle classi quinte, delle classi quarte, perché no, anche là chiaramente come sempre si rimodula, però Certo. assolutamente, da parte mia sì, però voglio dire. Direi che Antonella abbiamo visto un po' degli elaborati. Invitiamo davvero tutti ad andare sul sito di Riconnessioni per Assolutamente sì. scaricare, guardare, giocare con Guardare. l'arte. Incrociamo le dita e speriamo che questo diventi un vero e proprio modello di didattica Il che lavoro. permette di la manipolazione. Il lavoro. La curiosità, la vedere e naturalmente astrarre, essere creativi e speriamo di vederci su questi schermi. Assolutamente sì, assolutamente Grazie sì. mille, Antonella, e la Assolutamente sì a prossima. voi. Un saluto Grazie ancora ai bambini, mille. facciamolo tutti perché i bambini saranno Sì, collegati. ciao, vive. Sì. Bravi, Bravi. grazie mille. Tengo la telecamera, Lorenzo, giusto? Grazie. Grazie, sì, vi Grazie a voi, grazie a ringrazio. te, Luca. Questa era la parte più interessante, se vogliamo, del webinar. Intanto saluto Giorgia Corso, piacere. Giorgia Corso è coordinatrice dei servizi educativi dei Musei Reali e racconterà, la prospettiva di un'istituzione culturale, come ha vissuto un'istituzione culturale questo percorso. Volevo soltanto sottolineare due o tre cose importanti che avete detto e che sono molto nelle corde del progetto Riconnessioni della Fondazione per la Scuola che ha un po' sviluppato insieme a Pearson il progetto, ovvero l'utilizzo del digitale per andare a toccare alcuni temi non necessariamente, che non nell'immaginario collettivo non sono associati al digitale. Noi spesso con Riconnessioni parliamo di lettura, lettura di libri e in questo caso parliamo di istituzioni culturali, di musei, di quadri, di opere di molti secoli fa. La cosa bella è che il digitale li fa entrare in classe e non soltanto in classe, li rende anche una parte della sensibilità della vita dei ragazzi. E questo è un messaggio, credo, veramente importante e su questo noi certamente lavoreremo sempre di più con le istituzioni del territorio, magari anche non del territorio, e per cercare di fare in modo che la scuola e il museo siano un continuum. Il digitale ci aiuta anche a questo, un continuum nel virtuale e poi ovviamente un continuum anche magari nella vita, non soltanto dei bambini che possono un sabato pomeriggio, una domenica pomeriggio andare al museo con grande leggerezza e familiarità, ma anche delle loro famiglie. Per cui questo, diciamo, gancio che i ragazzini possono fare anche verso famiglie che magari non sono così abituate a frequentare le istituzioni culturali. Io a questo punto passerei la parola a Giorgia, che ringrazio molto, ringrazio ovviamente l'istituzione culturale tutta e le persone in particolare che hanno collaborato. Giorgia, a te. Grazie. Domando innanzitutto se mi sentite e se potete vedere Sì, la tutto. presentazione. Bene. Per i musei reali l'esperienza di cui si fa arte ha davvero un valore molto ampio e profondo, a cominciare dal fatto che è stata tra le primissime esperienze dedicate a un tema che ora è quanto mai attuale e concreto, quello dell'introduzione delle tecnologie digitali come supporto e strumento per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, in particolare quello museale. Ormai nelle sale del museo la presenza di contenuti multimediali e di tutti i dispositivi necessari per la loro fruizione è sempre più apprezzata dal pubblico, specialmente quello giovane, e davvero può contribuire a migliorare la comunicazione del sapere, a crescere l'interesse dei visitatori e il loro coinvolgimento anche emotivo. Le istituzioni museali investono
risorse, tempo e energie per garantire la presenza di questi strumenti con allestimenti innovativi e originali, accettando anche i rischi connessi al fatto di dover garantire un'alta qualità, facendo contemporaneamente i conti con gli alti costi, con l'obsolescenza e con la fragilità di queste risorse. Però se appunto questo aspetto del digitale nel museo è ormai generalmente approvato e condiviso, il discorso si fa più delicato quando si passa alla didattica museale e all'uso del digitale specialmente con i bambini. Il discorso si fa davvero critico, anche qui c'è una contrapposizione tra tradizionale e didattica innovativa. Mettiamo pure da parte le riserve che pure esistono ancora sul fatto che un'esperienza divertente non possa essere veramente educativa e diventi solo intrattenimento. Il valore indiscutibile dell'incontro del bambino con l'arte e con l'espressione artistica è ormai acclarato, così come il valore dell'esperienza del gioco. Però ci si domanda se sia utile o addirittura legittimo ricorrere agli apparecchi e ai canali tecnologici per mediare questo incontro con l'arte, a scapito di una presunta autenticità di un incontro non mediato, diretto. E poi stiamo parlando di tablet, smartphone, computer, oggetti che catturano vivamente l'interesse e il desiderio da parte dei bambini, ma nei confronti dei quali gli educatori e anche i genitori talvolta guardano con una certa diffidenza, temendo magari che lo schermo così attraente e assorbente per la mente delle bambine e dei bambini in un certo senso vada a rubare la scena al contenuto e possa distogliere l'attenzione magari da una conoscenza più profonda e più seria dell'oggetto artistico. Però fin dalla prima esperienza con cui si fa arte, tutto lo staff educativo dei musei reali si è reso conto che questi timori erano infondati. Se gli strumenti digitali sono utilizzati con intelligenza, con competenza e con libertà creativa, diventano alleati nella missione educativa del museo e favoriscono un'amicizia stretta tra il museo e i bambini, le bambine e gli adolescenti. Ce l'hanno confermato anche altri progetti dedicati ad altri target di età. Certo, l'esperienza didattica prevede anche in quel caso e prevede sempre come punto cruciale di partenza e di arrivo l'incontro diretto con l'opera d'arte nel contesto concreto e reale dello spazio museale, perché i giovanissimi visitatori possano conoscere le opere con tutti i loro sensi, la vista, la percezione. Pensate all'importanza delle dimensioni di un'opera d'arte, di un grande quadro, di uno minuscolo. E contemporaneamente c'è l'idea che si possa in un certo senso respirare quell'aria un po' speciale e vagamente sacra che aleggia nelle sale di un museo, la famosa aura, un valore aggiunto che solo la bellezza e il tempo possono donare. E poi arriviamo al fatidico febbraio del 2020. La seconda edizione del progetto era appena cominciata ed ecco che la pandemia arriva e elimina uno degli elementi fondamentali di questo sodalizio tra arte, bambini e tecnologia, cioè nostro malgrado il museo che diventa completamente inaccessibile e deserto. Quell'edizione si è portata avanti e si è svolta in condizioni di emergenza sulla spinta di una fortissima motivazione da parte di tutti, bambini, docenti, educatori, museo. Il risultato è stato superiore a tutte le aspettative e in sostanza è consistito nella restituzione toccante dello stato d'animo vissuto dai bambini durante il lockdown, trasfigurato però nell'esperienza dell'arte. Questo è uno dei lavori dell'anno scorso, un dipinto a cui basta aggiungere un titolo, gli affetti stabili, e si viene catapultati nella realtà di quei mesi così difficili. Dunque, la terza edizione del progetto partiva da presupposti diversi, perché tutti oramai eravamo più o meno rassegnati al ricorso alla didattica a distanza, ai suoi limiti, ma anche aperti a coglierne le opportunità. E di sicuro tutti un po' più competenti e meno diffidenti nei confronti degli strumenti e dei programmi digitali. Ovviamente questo discorso non riguarda gli educatori di Pearson, che questa competenza e questa fiducia l'avevano già e ce l'hanno trasmessa.
La fase di formazione dei docenti e degli alunni non poteva ovviamente più contare sulla visita in presenza, ma nel frattempo i musei si sono attrezzati, perché nei mesi di duro e lavoro, a dispetto della narrazione talvolta svilente che riguarda le istituzioni pubbliche, i musei si sono riconvertiti producendo molti materiali multimediali per la conoscenza del patrimonio, visite virtuali, videodidattici, tutorial, cataloghi fotografici ad altissima definizione, che anche nel nostro progetto sono risultati molto efficaci e hanno catturato la curiosità dei bambini. Così le classi hanno potuto lavorare anche a distanza sulle opere con i loro insegnanti, dando vita agli splendidi ebook che potete appunto consultare e che rispetto agli anni precedenti si sono arricchiti di una grandissima varietà di strumenti multimediali diversi, audio, video, narrazioni, addirittura recupero di forme artistiche come il fotoromanzo, indagini avvincenti, addirittura in uno dei book i giochi sono riuniti tutti in due pagine e diventa la sala giochi virtuale. È tutto con grandissimo coinvolgimento ed evidente divertimento da parte dei bambini, che in alcuni casi lo hanno proprio dichiarato nei loro lavori. Dunque, che dobbiamo dire? Tutto bene? Allora, cosa possiamo fare a meno di sobbarcarci la fatica di venire in museo? Allora, se tutto funziona così bene, o no? Beh, no, evidentemente no, ma non sono io a dirlo, sarebbe banale, persino scontato, e anzi, se lo dicessi, forse vuol dire che ho sbagliato qualcosa nelle mie scelte di vita, ma sono proprio i bambini. Già l'anno scorso, nei loro lavori, esprimevano la malinconia per l'esperienza mancata della visita diretta in museo. E anche quest'anno, come dimostrato appunto la testimonianza di uno dei bambini, è stato proprio poi la possibilità di incontrare le opere in museo che ha concluso e suggellato tutta l'esperienza. Il percorso, quindi, in compagnia dei parenti, è diventato l'esperienza emotivamente più forte, e questo mi ha suscitato una riflessione proprio riguardo al ruolo del museo come spazio educativo. La prima è che no, la conoscenza dell'arte non può prescindere dall'incontro diretto e personale, a meno che non si voglia rinunciare a quella ricchezza di informazioni e alla componente emotiva che solo questo approccio può dare. Forse meno scontata. Nella gestione dei progetti didattici ambientato in museo si tende a dare un grandissimo e giusto valore alla visita culturale, e si tende a dare per scontato che il primo passo di un progetto didattico debba essere la visita culturale, possibilmente guidata, in modo da fornire una conoscenza completa delle opere e offrire subito le chiavi di lettura ritenute corrette e significative da parte del museo. Come se questo passaggio potesse assicurare una garanzia di qualità del momento educativo e una corretta interpretazione dei contenuti artistici. Solo in un secondo momento, che può anche essere immediato, può cominciare già nelle sale del museo, gli studenti sono poi liberi di elaborare le nozioni acquisite, dando il loro apporto personale al lavoro. Però ho potuto constatare che proprio l'imprinting fornito più o meno delicatamente e consapevolmente dagli educatori di fronte alle opere finiva spesso per condizionare in modo irrimediabile la visione delle bambine e dei bambini e dei ragazzi, in una certa rigidità e standardizzazione anche nei piccoli della scuola primaria. E questo è un vero peccato, una specie di occasione perduta. Sono quindi giunta alla conclusione che proprio la vulcanica creatività, talvolta persino irriverenti o comunque priva di timori reverenziali, dimostrata dagli alunni della scuola Pertini nei loro elaborati, sia anche il frutto di un approccio meno istituzionale, meno formale alle opere, o almeno alle loro immagini, e questa, abbinata all'uso di strumenti digitali che hanno grandi potenzialità tecniche ed espressive, ha dato i risultati notevoli che abbiamo visto e che voi potete personalmente approfondire. I limiti di questa conoscenza
in diretta, a distanza, non hanno poi impedito ai bambini e alle bambine di appassionarsi all'oggetto del loro studio e non hanno limitato la loro creazione fantastica. Ciascuno ha fatto proprio l'opera o le opere cui si sono dedicati e hanno sviluppato un'evidente affezione e delle forti aspettative che sono state appagate proprio durante la visita al museo. Lì la gioia del riconoscimento, la soddisfazione di incontrare qualcosa di familiare a cui si è dedicato tempo e attenzione, ha suggellato tutto il percorso con una forte impronta emotiva e questo contribuirà, ne sono sicura, a fissare anche la parte, diciamo, di conoscenza dell'esperienza, tutte le conoscenze acquisite. E allora forse noi educatori museali possiamo anche osare e invertire diversi momenti del percorso educativo, dando spazio prima ad un approccio più libero e creativo e avendo fiducia nel fatto che l'incontro diretto con l'opera può anche aspettare, perché potrebbe risultare più efficace e rivelatore a conclusione di un processo di appropriazione personale da parte degli studenti. Questa riflessione trova conferma anche nei progetti condotti con gli adolescenti delle scuole superiori, costretti l'anno scorso a svolgere quasi per intero a distanza i progetti di alternanza scuola-lavoro, ad eccezione degli incontri finali che, essendosi svolti nella bella stagione, sono stati quasi tutti in presenza. Concludo quindi ringraziando le bambine e i bambini, gli insegnanti, gli educatori, sono tutte le persone di Fondazione per la Scuola per l'impegno profuso anche quest'anno nel progetto, che sono molto felice si rinnoverà nei prossimi anni e sicuramente ci riserverà nuovi stimoli da condividere per una riflessione e per la nostra crescita. Vi ringrazio anche il suonatore di Tiorba, al secolo Cesare Marotta, che anche quest'anno si è trovato al centro dell'attenzione dei bambini come una vera star, ha persino vinto il talent show messo in piedi da una delle classi e non vede l'ora di conoscere i suoi appassionatissimi fan. Grazie ancora a tutti. Grazie, grazie mille Giorgia. Se ci avviamo alla conclusione, io chiederei anche agli altri di aprire la camera. Insomma, credo che in questo poco tempo abbiamo cercato di raccontare la bellezza di questo progetto, l'importanza di questo progetto. Non è facile, chiaramente, e andate sul sito di Riconnessioni, cercate Qui si fa arte, troverete più informazioni e più dettagli. E invece, se volete, contattateci sempre sul sito di Riconnessioni, trovate i riferimenti. Una domanda che è arrivata dal pubblico è se questo progetto si possa replicare anche in altre regioni. Sì, certo, si può replicare, dobbiamo capire come farlo, ma se c'è una richiesta, certamente ci possiamo lavorare. C'è un'altra domanda per Luca, invece brevemente, ma te la faccio, sulle app che avete utilizzato, evidentemente una domanda tecnica, se puoi in 2 minuti dare 2 riferimenti. Non hai il microfono? Avevamo chiuso per non disturbare. 2 minuti sono anche troppi, Lorenzo, nel senso che abbiamo scelto un ventaglio di app molto semplici e molto efficaci per fare 3 cose diverse. Abbiamo usato Learning Apps, banalissima, ma ricca di potenziale per trasformare l'esperienza in un'esperienza ludico, quindi creazione di giochi didattici. Erano gli alunni che hanno portato una dimensione di proprio di gioco all'interno di un processo di apprendimento. Una ancora più nota, che è ThinkLink, che permette di taggare delle immagini, quindi aggiungere particolari dettagli anche multimediali, che è una molto interessante per l'arte, perché permette di zoomare sui particolari per aggiungere in una specie di realtà aumentata, diciamo alla buona, perché naturalmente si concretizza tutto in un link, alla fine non richiede nessun dispositivo. E la terza è in realtà un aggregatore molto divertente, molto bello, ma ricco veramente anche qui di potenziale, che è Book Creator. Sono 3 app veramente molto intuitive, ma che hanno una caratteristica in comune: fanno poco, ma permettono di essere essenzialmente creative, cioè sprigionano veramente, come abbiamo visto, il potenziale degli alunni. Grazie, grazie Luca, bello anche questo messaggio. Non è che le app devono essere qualcosa di complicato e fantasmagorico, perché la didattica è sempre la prima cosa, l'idea è sempre la prima cosa, poi gli strumenti vengono, e anzi, se sono semplici è meglio. Bene, io a questo punto ringrazio tutti, ringrazio l'Istituto Comprensivo Pertini, ringrazio Pearson, ringrazio Luca
e ringrazio i Musei Reali, Giorgia, per la vostra testimonianza. Ringrazio ovviamente i partecipanti. Se volete maggiori informazioni sul progetto, potete scrivere, studiarlo un po' sul sito di connessioni e poi iscriverci eventualmente per replicarlo. E rimando a tutti gli interessati a QuizzyFarte. A breve faremo un annuncio per un progetto più grande che raccoglie più istituzioni e più scuole, e quindi rimanete sintonizzati. A questo punto ho ringraziato veramente tutti, e buon pomeriggio e viva l'arte, viva QuizzyFarte. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti. Grazie a Grazie a tutti e tutti. buon pomeriggio.